Buongiorno a tutti, in questo video vi parlerò delle onde d'urto utilizzate per la terapia riabilitativa della disfunzione erettile. E adesso camice! Sigla! Allora, con il termine di disfunzione erettile intendiamo la perdita di rigidità del pene con grossa difficoltà ad avere un rapporto sessuale soddisfacente. Sappiamo che la disfunzione erettile è una patologia estremamente frequente che arriva a coinvolgere oltre il 30% degli uomini dopo i 50 anni. La disfunzione erettile riconosce numerose terapie. Tra le numerose terapie, indubbiamente le onde d'urto a bassa intensità rappresentano un'importante innovazione perché una terapia curativa del deficit. Allora, la terapia convenzionale del deficit erettile, come ben sappiamo, prevede l'utilizzo di farmaci. Sono farmaci che vengono assunti ovviamente prima del rapporto sessuale e che inducono una vasodilatazione, quindi un aumento dell'apporto di sangue al pene. E i farmaci per il deficit erettile sono efficaci in circa il 70-75% dei maschi, ma non curano il problema. Cioè, questo è un trattamento sintomatico. Cosa significa con questo? Che il paziente, nel momento in cui smetterà di prenderli, avrà nuovamente il problema della perdita di rigidità del pene. Al contrario, con la metodica di onde d'urto, noi andiamo a stimolare, con una tecnica assolutamente ambulatoriale, non invasiva, la produzione di nuovi vasi capillari, nuovi vasi sanguigni, ovviamente all'interno del pene. Stimoliamo un fenomeno di rigenerazione delle cellule cavernose, quindi delle cellule che costituiscono il pene, e quindi si ha un vero e proprio processo di ristrutturazione interna del pene. E questo può determinare, e spesso determina, un recupero naturale dell'erezione. Quindi il paziente ritorna a avere erezioni in maniera naturale senza l'utilizzo di farmaci, oppure riducendo il dosaggio dei farmaci. Cioè possiamo avere un paziente che inizialmente assumeva ad esempio 100 mg di sildenafil per avere un'erezione e che dopo un idoneo trattamento con onde d'urto passa a utilizzare 50 o addirittura 25 mg, quindi un quarto del dosaggio iniziale, per avere la stessa erezione. Quindi l'onda d'urto ti permette di curare il problema del deficit erettile. Gli effetti di questa rivascolarizzazione peniena, di questa ristrutturazione, sono di lungo periodo. Mediamente durano dai 9 ai 12 mesi. Dopodiché il paziente eventualmente necessiterà di un secondo trattamento per poter nuovamente avere un'erezione idonea, valida, soddisfacente. Ora, rimarco che non tutti i pazienti con impotenza possono beneficiare del trattamento con onde d'urto, in quanto noi sappiamo che abbiamo tutta una serie di parametri da dover utilizzare per poter selezionare il paziente che è abbastanza probabile che risponda al trattamento. Ecco perché soltanto l'andrologo che si occupi realmente di riabilitazione della disfunzione erettile e non soltanto di terapia sintomatica, cioè farmacologica, può realmente selezionare il paziente che ha una buona probabilità di avere dei benefici con il trattamento di onde d'urto. Benefici che si potranno ottenere nel 75-80% dei pazienti se però, torno a dire, adeguatamente selezionati dall'andrologo che si occupa di questo tipo di terapia. Se ti interessa questo argomento, metti un like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per le notifiche.